Serve un sostegno forte da parte del governo, ma anche un progetto di sviluppo chiaro per il nostro territorio. Il segretario provinciale della UIL, Carlo Barbieri, indica le priorità per uscire dalla crisi economica scatenata dal coronavirus. Nelle scorse settimane sono arrivate agli uffici dei sindacati migliaia di richieste di cassa integrazione. In molti casi i soldi sono stati però erogati in ritardo a causa delle procedure troppo complicate. Ci vuole anche un'accelerazione rispetto a saltare la burocrazia, che è quella che sta veramente ammazzando, sia l'aspetto degli ammortizzatori sociali che si fatica a farli arrivare alla gente che ha veramente bisogno, perché chi vive dello stipendio e alla fine del mese non ha soldi diventa un problema, e diventa un problema grosso anche sociale. Va abbattuta un po' la burocrazia, perciò quando ci sono gli annunci devono seguire a decreti realizzabili. E nel giro di poco tempo, negli altri paesi, in 2 o 3 giorni arrivano direttamente i soldi alle persone. Noi siamo un paese che ha più difficoltà, diamoci una scadenza, una settimana, va bene, ma non oltre 10 giorni, se no davvero diventa un problema di gestione anche dell'aspetto sociale, che poi diventa veramente ingovernabile. Sul decreto rilancio la UIL ha più di una perplessità perché i riconoscimenti spesso non tengono conto delle singole situazioni. Il taglio dell'IRAP per tutti, secondo Barbieri, è sbagliato perché molte industrie non solo non sono state toccate dalla crisi, ma hanno addirittura aumentato i profitti. Dopo le riaperture, poi, bisogna pensare a che tipo di sviluppo dare al nostro territorio. Stiamo monitorando anche qui, no, i vari aspetti della cassa in deroga, quella ordinaria e quella legata proprio al Covid. Ci aspettiamo davvero che le istituzioni, e in questo ci metto dentro anche le parti sociali, cioè il sindacato, per quello che rappresenta, Confindustria, no, con tutti i suoi associati che rappresentano la parte datoriale, cioè, ma anche l'istituzione, per dire il comune, piuttosto che la provincia, piuttosto che la regione, che ci sia davvero un impegno e che ci sia la possibilità di aprire un tavolo che metta davvero al punto primo e come priorità il fatto di che visione diamo al nostro territorio e cosa facciamo oggi per rilanciare l'economia.